Siamo con Antonio Morozzi e viabilità in Borgo Cappuccini e Viale Italia. La storia di una petizione di 1100 cittadini non considerata, diciamo. Appunto, siamo appunto, cioè, questa petizione ha una lunga storia, una petizione che riceveva il supporto di parere del Ministero dei Trasporti, siamo qui a riparlarne. E questa storia è anche collegata a quello che sta accadendo in questi giorni. Parliamo di questa petizione, ma anche dello sviluppo futuro che avrà questo quartiere. Qui vediamo nelle immagini tutta la genesi di questa cosa. Alla base di tutto questo, riguardo dei parcheggi, c'era un sondaggio che abbiamo fatto prima di tutto questo che già dava una carenza di parcheggi nel quartiere. A questo si è sommata una serie di iniziative sulla viabilità, rotatorie e tutt'altro, e siamo arrivati a questa petizione. Questa Quando è petizione stata fatta? è stata ripresentata nell'estate dell'anno scorso, seguendo le normative del comune, doveva essere dibattuta 60 giorni dopo, è stata dibattuta 200 giorni dopo. E noi a tutt'oggi non abbiamo avuto ancora una risposta ufficiale a questa petizione. Durante il Consiglio Comunale sembrava che tutti i consiglieri fossero d'accordo su questo, però c'è stato qualche colloquio mio con i vari assessori, però in realtà né provvedimenti in conseguenza a questo, né una posizione ufficiale perlomeno evidente. E quello che dicevamo era, parlavamo appunto di moderazione del traffico, restringimento delle carreggiate, di riportare cioè alla larghezza che era prima delle strade, che corrisponde ora alle zone 30, il che avrebbe portato a riavere 380 posti che sarebbero stati anche funzionali per quello che si dibatte in questi giorni. Cioè, riavendo 380 posti per i residenti, sarebbe stato anche spazio per dare stabilmente spazio ai commercianti che ora sono in difficoltà. Ovviamente, almeno, siamo un po' contrari alla chiusura del traffico perché comporta una serie di problemi. E dicevamo, con 380 posti, una velocità ridotta della percorrenza dei quartieri, i cittadini avrebbero acquisito posti auto, una sicurezza, una vivibilità del quartiere, non inquinamento. Poi consideriamo, siamo un quartiere dove abbiamo 10 istituti scolastici, siamo appunto davanti all'istituto nautico, il che comporta una percorrenza di bambini, insomma, anziani, di disabili, per cui era importante per la vivibilità del quartiere attuare questa normativa che è in vigore dal 2001. Ok, mi preme anche segnalare che ai vari assessori urbanistica e mobilità era stato consegnato, qui vediamo un esempio, un lavoro che riguardava ogni strada di Borgo Cappuccini, con i problemi che riguardavano manutenzione, carenza parcheggi, barriere architettoniche, e per cui il nostro era un atteggiamento partecipativo, collaborativo, però al momento d'oggi non troviamo una risposta pari a quello che abbiamo cercato di fare. Senti, quando hai parlato dei problemi di questi giorni, ti Sì. riferisci alla chiusura del tratto serale del tratto di Borgo Sì, Cappuccini? dunque, alla sì, alla cioè, qui ci sono due posizioni opposte, vogliamo questa o non vogliamo? Io mi pongo nel mezzo, cioè, a prescindere dal fatto che non è passata attraverso la partecipazione. Qui ho il programma della nostra amministrazione, parlava ben chiaramente di partecipazione, no? In questo caso si è stato informato i cittadini a decisione fatta, cioè, e nascono una serie di conflitti. Cioè, se ci fosse stato un piccolo percorso nell'emergenza o tutto, mettendo insieme cittadini, commercianti, ristoratori, non ci sarebbero stati questi contrasti. E poi soprattutto, come dicevo prima, se fossero state recuperate 380 posti, i disagi sarebbero stati del tutto eliminati. Per cui, e questa è la realtà. Poi se guardiamo ad un prossimo futuro, qui vediamo i dintorni, la porta a mare e tutto il resto, entriamo nel campo della viabilità generale. E qui con un aumento esponenziale della zona, il tratto qui a mare, gli scali Cialdini, gli scali Novilane saranno congestionati, perché non so se tutti sanno, la porta a mare con officine storiche sarà più che raddoppiata. Si parla anche del porto della Bellana, 1200 posti barca, realizzato o meno. Cioè abbiamo questo asse viario che anni fa era stato
raddoppiato da due corsie passate a 4, ora è diventato 2 più 1. Su una corsia sola ci sarà un volume di auto che andranno a questo nuovo centro commerciale, al porto, che farà intasare in modo esponenziale, più che critico, questo tratto della città. E questo va pensato. Non è facile, ma è importante per il futuro della città, per il futuro di questo quartiere e delle zone limitrofe. Ecco, quando prima mi hai detto che vi posizionate nel mezzo, cosa intendi? Cioè, non sei né contrario né no, a favore? No, io stavo appunto spiegando. Ecco, no, di capire le necessità, nel senso, se fossero riacquisiti questi 380 posti, ci sarebbe spazio anche perché questi commercianti avessero stabilmente più spazio per loro. Però il bloccare una strada di là di cosa viene fatto, spettacolo o meno, mette in crisi il quartiere. Cioè, il quartiere è abitato da tutti, abitanti, commercianti, ristoratori. Attraverso il dialogo si trova una via di compromesso, di realizzare le esigenze di tutti. Cioè, se viene chiusa la strada, basta guardare sulla carta, le conseguenze sono molte. Se invece i posti elevati vengono compensati da 380 posti che vengono realizzati mettendo il quartiere in una condizione di vivibilità, semplicemente attuando la legge che c'è al 2001 sulla larghezza delle strade, diciamo che siamo tutti contenti, tutti sono soddisfatti. Però io capisco l'emergenza, la necessità di attuare delle attività.